Ma io esattamente l'ho conosciuta, non mi ricordo più esattamente quando, ma certamente l'ho conosciuta col giro di Malebolge, con questo gruppo, siamo i primi anni 60, e con questo gruppo di giovani scrittori che stavano tra Reggio Emilia, Modena e Bologna, che avevano fatto una rivista che appunto si chiamava Malebolge e che avevano partecipato, partecipavano anche alle riunioni del gruppo 63, era un gruppetto nel gruppo, diciamo, e lì c'era appunto, specialmente c'era Adriano Spatola, Corrado Costa, Giorgio Celli, erano tutti molto giovani, erano tutti dei ventenni e appunto loro avevano partecipato. Più o meno partecipavano sempre alle riunioni del gruppo 63. Ecco, a una riunione di questi, credo che fosse la terza, questa di La Spezia, c'è stato l'intervento di Patrizia Ricinelli. Nessuno l'aveva mai sentita recitare le sue cose. E lì è stata veramente quell'anno, quella volta alla Spezia. È stata la cosa più interessante di tutta la riunione. La prima volta che sia sul piano visivo, cioè questa poesia così frattomata e dispersa sulla pagina, e anche la sua recitazione fatta così a frammenti, a cambi di vocalità, ci è sembrata tutti una cosa veramente straordinaria. Ed è avuto un piccolo trionfo, questo è stato molto bello, ecco. È diventato un po' appunto una specie di idolo. Ma in Italia c'erano stati degli esperimenti, Spatola per esempio faceva molte cose in questa direzione, ecco, però con lei è stata una novità strepitosa che veramente ha cambiato anche, diciamo, penso la sua posizione rispetto alla situazione della poesia d'avanguardia, di quella d'avanguardia, perché allora era un ghetto, che erano isolati e tutti gli altri della poesia tradizionale ci vedevano come fumo negli occhi. Lì la novità è stata appunto, come ho detto, che questo tipo di testo, questo tipo anche di lettura di un testo così, è stata una cosa nuova. Ma non solo quello, è che è stata veramente fatta in modo straordinario, cioè è piaciuta moltissimo lei come personaggio, come aveva recitato questa cosa, quella che si chiamava la Nuova Avanguardia, ha assunto anche questa dimensione di cui lei è stata vista un po' come, cioè, se non l'iniziatrice, ma la soluzione più nuova, più interessante. E certamente ha riprodotto anche un po' una figura una cosa che c'era nell'Ottocento, il poeta maledetto, no? Che questa volta è una poetessa maledetta, che non ce ne sono quasi mai state. Ecco. Per cui era un personaggio anche in questo, anche nella sua vita privata. Però in tutto questo dietro a sé aveva veramente una solida preparazione culturale, i suoi testi erano testi veramente studiati, ben fatti, cioè non è che anche questo suo aspetto avventuroso poi gli facesse scrivere delle cose buttate giù così tanto tanto era veramente una scrittrice, una poetessa molto, molto colta e raffinata. E conosceva molto anche queste esperienze che c'erano in altri paesi di cose simili, e per cui è stato un elemento prezioso che purtroppo ha avuto poi una vita che si è conclusa così in una maniera molto, molto infelice. Ma io penso che la cosa interessante è che lei è stata un po' un'anticipazione, perché soltanto poco a poco, e poi anche molto dopo, direi 20 anni almeno dopo, la poesia ha preso questa direzione di dare
molta importanza all'oralità, al fatto di... Cioè, è stata veramente una forte resistenza perché la poesia uscisse dalla pagina. Beh, c'era già uscita col futurismo, questo era stato. Però poi tutto questo era rimasto un po' così, dimenticato, accantonato, no? Ecco, noi, la mia generazione, ha un po' ripreso questo, quest'idea appunto della rottura della pagina scritta, della rottura del verso, della rottura della pagina tipografica, insomma, no? Comunque la recitazione della poesia era tradizionale, anche dei poeti che recitavano molto bene, come Pagliarani, per esempio, ecco, però era molto tradizionale. E il fatto anche visivo, cioè di rompere la pagina, e così era qualcosa che non mi sembra che veniva fatto in quel periodo lì, a parte questi della poesia visiva Fiorentini, che però facevano un'altra cosa. Ecco. Ora, no, questo per dire che tutto questo sviluppo che c'è stato poi dopo, della poesia orale, visiva, eccetera, e direi che Patrizia è stata non certamente la prima a farla, però quella che quando è apparsa nel modo più clamoroso, è stata quella che veramente hanno detto sì, questi non sono dei giochini, degli scherzetti, è veramente una cosa buona, importante, e questo lei così è rimasta poi anche con altre cose che ha fatto in seguito, che restano molto apprezzate ancora adesso.